caro saluto a tutti gli amici di Fil Rouge TV. Siamo qui a Tutti in Cucina insieme al mio amico Andrea San Giorgio. Cucineremo un piatto particolare, molto veloce, molto semplice. È una pasta fredda tricolore in onore della nostra bellissima nazione. Infatti abbiamo qui i nostri ingredienti che appunto ricordano principalmente i colori della bandiera italiana. Abbiamo il basilico verde, c'è con noi dell'ottima mozzarella che simboleggia il colore bianco, i pomodorini di Pachino rigorosamente siciliani, quindi li abbiamo sia in versione rossa che gialla. Poi abbiamo dell'origano, l'olio, ovviamente useremo anche un goccio di sale e di pepe all'interno della nostra ricetta, che prevede appunto delle penne come pasta di base. Ovviamente per velocizzare e rientrare in tempi televisivi, Andrea ha già preparato la pasta, già scolata, è stata in frigorifero a riposare per qualche minuto. Scoperchiamola, prendiamo il piatto su cui andremo a dosarlo, lo teniamo qui accanto a noi, e adesso Andrea incomincerà a tagliare i pomodorini. Varieghiamo anche il taglio dei pomodorini, li taglieremo sia in due che in quattro, perché ci sta anche diciamo sentire un sotto i denti una consistenza diversa in base all'inforchettata che poi andremo a dare. Semplicemente a metà. Adesso do una mano al nostro Andrea. Andrea, tra l'altro tu sei un grande amante della cucina. E allora, pomodori inciotoliamo su questa ciotola qui di vetro, la mozzarella, benissimo. Io condisco i nostri due pomodorini con dell'olio extravergine di oliva rigorosamente siciliano, poi andrà a amalgamarsi con la pasta, qualche foglia di basilico. Qualcuno piace mettere la foglia di basilico intera, a me piace metterla sminuzzata perché comunque emana di più il profumo della nostra terra, il profumo delle campagne siciliane. Bene Andrea, allora inseriamo tranquillamente tutta la nostra bella mozzarellazza ragusana nella ciotola e diamo una bella riminata. Nel frattempo che tu dai una bella riminata anche col il cucchiaio, mettiamo pure il pepe nero, sì, assolutamente, mettiamo un altro po' di olio. Ecco qua. E allora siamo già praticamente pronti per miscelare il nostro contenuto, il nostro pomodoro giallo e rosso. Mischiamolo con la pasta fredda con queste pennette cucinate pochi minuti prima di andare in onda. Ok, a noi catanesi piace abbondare nei condimenti, o no Andrea? Anche la pasta alla norma è praticamente melanzane con ricotta, allora, e un contorno di pasta, gliela mettiamo tutta. Siamo già pronti per impiattare. Siamo qui sopra. Allora ragazzi, guardate qua, adesso bella oleosa, deve essere bella oleosa, perché poi ovviamente prima di finire di mangiare bisogna prendere una bella bruschettina calda. Eccoci qua, mettiamo qualche fogliolina fresca e intera di basilico, diamo un accenno di origano, guardate che meraviglia la nostra buonissima, e voilà, pasta tricolore, un omaggio a Palermo, alla Sicilia e all'Italia.